la mia passione per i tatuaggi risale a molti anni fa. Avevo 21 anni, non erano ancora considerati una moda come lo sono oggi. Oggi l'essere diverso vuol dire non avere tatuaggi. Quando io mi sono fatto il primo tatuaggio mi guardavano come se fossi un galeotto. In realtà questa passione mi è venuta contagiata da un mio amico americano, un ragazzo col quale giocavo, con il quale sono ancora in ottimi rapporti, e il mio primo tatuaggio è stato un suo regalo il giorno del mio compleanno, ed è l'occhio di Iside, che in teoria dovrebbe proteggere da malocchi e quant'altro. Anche lui l'aveva uguale, in dimensioni notevolmente ingigantite. Io non me la sono sentita, in quanto era appunto il mio primo tatuaggio. Ho optato per una dimensione più umana. Ne ho altri in giro per il corpo, che negli anni mi sono fatto, e a quasi tutti, o meglio a tutti, è legato un significato particolare. Nella fattispecie abbiamo questa maschera Maori, che rappresenta appunto una maschera di un guerriero Maori, e mi piaceva per il significato appunto legato alla guerra per dei fini non legati proprio strettamente alla guerra, quanto alla passione per quello che è la giustizia. La popolazione Maori è una popolazione che mi attrae molto. Probabilmente un giorno in Nuova Zelanda un giro ce lo farò, e non è detto che non me ne faccia uno anche nel modo tradizionale, con il martelletto e non con la macchinetta. Un altro tatuaggio che ho è questa pergamena, dove ho voluto scrivermi sulla pelle una frase che ho trovato su un libro di Leonardo da Vinci, che oltre a essere quello che tutti conosciamo, un grandissimo inventore, era anche un fervente animalista, e la scritta dice in latino: se vizia in bruta est tirocinium crudelitates in homines, che vuol dire che le sevizie sugli animali sono un allenamento per la crudeltà sugli uomini. Essendo anche io un fervente animalista, anche se mangio carne, quindi non vegetariano, ho pensato bene di tatuarmi questa scritta, essendo estremamente convinto del significato della frase e anche del fatto che non me ne sarei mai pentito. Un altro tatuaggio che ho è il simbolo dei Red Hot Chili Peppers, che sono un gruppo rock americano che ha caratterizzato gran parte della mia adolescenza, e non solo, ancora oggi li ascolto con molto piacere. Lo stesso tatuaggio nello stesso punto ce l'ha il cantante dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Sempre in tema Red Hot Chili Peppers, ho il braccialetto di elefanti, che appunto nei Red Hot Chili Peppers ce l'ha il bassista Flea sul bicipite. L'elefante nella cultura indiana è, se ha la proboscide rivolta verso l'alto, un segno di prosperità e buon auspicio. Sempre ricollegandoci agli animali e al fatto di essere un animalista, ho l'impronta di un gatto o un cane a libera interpretazione. È comunque l'impronta di un animale. Io ho un gatto, ho avuto dei cani, ho avuto altri gatti, per cui è anche questa un tatuaggio al quale sono molto legato. Fatto curioso, si dice che i tatuaggi non bisognerebbe mai farseli in coppia uguali, due persone, niente di che. Ce l'ha anche mia moglie sul braccio. E un altro tatuaggio, forse quello al quale sono più legato per emotivamente, è questo angelo con la scritta blessed, cioè benedetto, protetto. È un tatuaggio che ho fatto nel 2007 a seguito di 3-4 anni molto travagliati per me e per mia moglie. Ha avuto prima lei una brutta malattia, poi ho avuto io un infortunio molto grave alla schiena. Nel momento in cui ne siamo usciti tutti e due con le ossa, diciamo, ancora intatte, ho deciso di farmi questo tatuaggio perché
anche le modalità nelle quali, soprattutto per quanto riguarda mia moglie, abbiamo scoperto e si è sviluppata il problema che ha avuto lei, sono estremamente convinto che sia stato proprio un angelo che è sceso dal cielo e ci ha messo una mano in testa.